Quindi, Szczęsny, lo tieni o lo vendi? Szczęsny, che tanto ormai. Ancora per un anno lo tengo. Ok, perfetto. Mattia Perin, secondo portiere, ottimo portiere. Perin, ottimo secondo portiere, però io lo vado a vendere e al suo posto vado a prendere Di Gregorio, se proprio deve farti il nome. Però comunque Perin lo vendo. Ok. Pinsoglio, penso che uomo spogliatoio. Lo tengo, uomo spogliatoio, numero 1 fisso. Ok, perfetto. Bremer, che ho sentito un po' di voci di Manchester su a leggere sulla Juve. Purtroppo sì, purtroppo c'è un interesse concreto del Manchester United, però per quanto mi riguarda io Bremer lo terrei, quindi lo tengo. Ok, quindi Bremer lo tieni perché penso che sia abbastanza importante. Cioè, quest'anno penso che sia stato forse il miglior difensore della, lì dietro. Penso. Sì, Ok, senza dubbio, senza Gatti. dubbio. Gatti. Gatto, ti dico la verità, io lo tengo perché non sarà chissà che grandissimo calciatore, però comunque per me è un buon calciatore, un buon difensore che quello il suo, insomma, lo ha sempre fatto senza lamentarsi troppo, quindi per me ovviamente non può fare il titolare se vuoi puntare a vincere lo scudetto, però intanto come panchinaro io me lo tengo tranquillamente, Gatto. Ok, quindi vabbè, cioè come panchinaro potrebbe anche essere un'ottima riserva, Gatti. Diego Jalo, che non è mai sceso in campo perché mi pare che ci abbia il crociato rotto, mi pare Diego. Sì, esatto, è rientrato a poco dall'infortunio, quindi difficile valutarlo. Sembra che la Juve voglia mandarlo in prestito, quindi anch'io farei, se possibile, farei la stessa cosa, lo manderei in prestito, se no comunque lo do via. Perfetto, ok, quindi passiamo a Danilo che è capitano, uomo simbolo in questo momento, anche se diciamo che qualche uscita un po' a vuoto l'ha avuta quest'anno. Danilo difficile perché comunque io già da diverso tempo, da un annetto e mezzo, due, mi sono legato particolarmente a Danilo, però quest'ultima stagione, dopo l'infortunio che ha avuto novembre, è calato, quindi ti dico la verità, vado a vendere. Tengo Ah. Danilo. Vai a vendere. Per quanto secondo te può valere Danilo? 12 milioni o qualcosa in più? Ma secondo me 10-12 milioni è la cifra giusta, perché di meno, cioè se me ne offrono di meno me lo vado a tenere. Più di 13 milioni non puoi andare a chiedergli, perché comunque il calciatore è già anche con una certa età, insomma, che 32 ormai anni, quindi non è sì, giovanissimo. esatto, non puoi andare a chiedere tantissimo, quindi 10-12 milioni per me è una cifra che va più che bene per Ok. Danilo. Daniele Rugani, che è un po' diventato un po' il meme della Juve, come era una volta De Sciglio, adesso è diventato Rugani. È diventato un po' il meme, però ti dico la verità. Come panchinaro, stesso discorso di Gatti, se vuoi puntare a vincere lo scudetto non puoi averci ovviamente come titolare, non puoi farci diciamo affidamento, però come panchinaro, puntando anche che avrai appunto 5 competizioni, è più che buono, quindi lo tengo. Che a me Cambiaso, sinceramente mi ha ecco. stupito in questa stagione. Da interista lo dico che Cambiasso mi ha Anche a sorpreso. me, perché l'anno scorso ho visto insomma un po' quanto aveva fatto in prestito al Bologna, non mi aveva convinto appieno, Vabbè, anche questa perché non ha stagione, giocato quindi lo tantissimo. tengo. Sì, esatto, appunto proprio per quello. Lo tengo, tra l'altro l'allenatore del Bologna era Thiago Motta, speriamo che poi il prossimo anno possa farlo giocare di più. Beh. Comunque sì, Cambiaso lo tengo. Ok. Alexandro non lo contiamo perché tanto gli scadrà il contratto a giugno Vabbè, il contratto, e non penso che resterà Lunedì perché. lo porto io in bicicletta se c'è bisogno, non ti Vabbè, so che i preoccupare. juventini hanno, come una volta era per gli interisti Gagliardini o Correa, Alexandro un po' per la Juve il Gagliardini. De Sciglio che è rotto, che non sapevo fosse. Lo vado a vendere. Ok, vabbè, facciamo Onestamente, 2 quello che poteva milioni dare perché la non Juve, penso che poco più. poteva Esatto, dare la Dato, non quindi penso lo che tengo. più di 2 milioni li puoi andare a chiedere per uno come De Sciglio. No, esatto, già tanto se ti mi danno 2 milioni. Locatelli, che era un fidato di Allegri, quindi. Locatelli, ho un po' il dubbio, perché in questi 2 anni non mi ha convinto pieno, però io ho ancora un anno di fiducia a Locatelli per vederlo con un nuovo modo di giocare, con un nuovo allenatore. Io quindi gli voglio dare ancora fiducia, lo tengo. Ok, Locatelli anche lo perché tengo. il contratto scade il 28 nel 2028, quindi il tempo per trovare una sistemazione eventuale ce l'hai, Esatto. hai un margine. Rabiot, che è calato Rabiot. rispetto alla stagione dell'anno scorso, che. Sì, è calato, anche lui l'anno scorso ha rinnovato per la sua stagione, quindi a giugno gli scade il contratto, dovrebbe andare via, visto che ce n'è andato anche Allegri, anche lui era un uomo fidato insomma di Allegri, però ti dico la verità, cioè, comunque anch'io lo venderei, perché
uno stipendio importante, con quei soldi li può investire tranquillamente in altri calciatori, quindi lui lo vado a vendere. Ok, per quanto 40 milioni mi sembrano anche un po' tanti per Rabiot, 40 milioni. Sì, conta questo, come detto, gli scade anche il contratto a giugno, quindi andrebbe via a parametro zero, però nel senso, se dovessi dare una valutazione, vedendo quello che ha fatto quest'anno, secondo me 25 milioni, non di più. Ok, va bene, ci può stare come ragionamento. McKennie, Weston McKennie, il quarterback, che quest'anno mi ha sorpreso, uno di quelli che mi ha Sì, sorpreso. ha sorpreso tutti perché l'anno scorso, appena rientrato dal prestito, era nella lista dei calciatori messi fuori rosa che dovevano lasciare la Juventus. Poi alla fine, per qualche intreccio di mercato, è restato. Ha stupito, quindi anche lui gli do ancora un anno di fiducia. Lo provo a tenere ancora un anno, lo valuto. Se ti conferma gli stessi livelli, ovviamente può restare, se no lo vado a vendere più avanti. Però per il momento lo tengo. Ok. Fabio Miretti, che è un po' il flop, possiamo dire, un po' il flop di questo. Sì. Lui invece, se gli altri detti prima hanno sorpreso, lui invece Posso è dire, fuori secondo me posto. il ruolo della mezzala per Miretti è sbagliato, perché secondo me io lo vedo un po' più come un regista, perché è un po' più non ha lo stile di inserimento come può avere un Barella o un McKennie, che è un po' più mezzala. E Esatto. secondo me Allegri lo utilizzava male, cioè lo metteva a mezzala quando non è un Sì, ragazzo che si esatto. vede che non ha l'istinto del gol, il gol sbagliato con l'Empoli, il gol sbagliato anche mi pare durante la stagione ha sbagliati parecchi, quindi non ha il Sì. senso del gol. Anche lui andrebbe visto, valutato con un allenatore diverso, però vedendo quello che ha fatto questa stagione, con tutto il bene che posso volere a Meretti, che è da sempre juventino, da quando ha 8 anni che gioca con la Juve, però io lo andrei a vendere perché mi ha deluso, mi aspettavo qualcosina in più. Per me la Juve, la maglia della Juve te la deve meritare lui. Nonostante tutto, diciamo, l'amore che può provare nei confronti della maglia, non ha, diciamo, mostrato di poter restare. Quindi Miretti vado a vendere. Ok, per quanto lo venderesti più o meno? Ma essendo anche giovane, ha ancora tanto margine di miglioramento, secondo me, può ancora migliorare tanto. Adesso non so qual è la valutazione, 15 ma milioni. circa. 15 milioni. Sì, penso che anche questa cifra comunque. Più di 15 milioni comunque non puoi andare a chiedergli. Meno mi sembrerebbe uno spreco, quindi sì, cifra anche qui secondo me è giusta andare a chiedergli. Ma proprio Ok, perché è giovane, ok. Sì, altrimenti esatto. 15 milioni sono più che giusti. Niccolò Fagioli, che quest'anno purtroppo si è bruciato un po' la stagione, purtroppo, il buon Fagioli. Sì, quello sì, però comunque io lo vado a tenere perché quello che ha fatto quando ha potuto giocare. Ha fatto grandi cose, ha dimostrato comunque di essere un ragazzo molto in gamba, promettente. Poi quello che è successo extracampo è stato un gesto che ovviamente gli ha rovinato la stagione, gli ha messo, diciamo, una pietra anche sul resto della carriera, perché comunque questa macchia, questa squalifica di 7 mesi ce l'avrà per tutta la carriera, anche se magari potrà vincere tutto quanto, trofei possibili, però la macchia gli resterà sempre. Però comunque io lo vado a tenere, Fagioli, un ragazzo che ha fatto bene anche l'altra sera quando è tornato in campo, dove ha giocato l'ultima mezz'ora contro il Bologna. Ha fatto, comunque, non era facile entrare così dopo 7 mesi dove non giocava, quindi lo vado a tenere senza pensarci troppo. Ok, Carlos Alcaraz, che è un acquisto abbastanza insensato e di gennaio, che è stato preso giusto per fare Secondo me anche presenza. lui si può definire così perché ha giocato veramente poco con Allegri, è stato anche fermo per infortunio, dovrebbe tornare al Southampton. Comunque io lo andrei a dar via comunque perché anche Anche lui se con la la tecnica squadra comunque ce giocato l'aveva, poteva. è un giocatore comunque abbastanza Sì, tecnico. certo, però poi anche il prestito che ti farebbe soltanto per il riscatto è qualcosa di paranormale, quindi non ne varrebbe la pena, ecco. Ok, Nicolò Siviglia. Nicolussi io lo darei via, anche se diciamo che lui merita più spazio perché ha giocato veramente poco, ha giocato circa 300 minuti in tutta la stagione, sparsi di qua e di qua, di qua di là, ha giocato la finale di Coppa Italia, il primo tempo della finale di Coppa Italia e l'ha giocata anche molto bene, però diciamo che la Juve se vuole ambire a vincere
minimo un trofeo e vuole puntare anche allo scudetto, deve trovare qualcosa più di Nicolussi, che comunque è un buon calciatore, però non è ai livelli della Juve al momento. Poi lui ha avuto nel corso della carriera, era un ragazzo super promettente, che la carriera è stata rovinata anche da un infortunio al crociato quando aveva 19 anni, 20 anni, che era in prestito al Parma, si è rotto il crociato, quindi quello gli ha un attimo rallentato la crescita, però per quanto mi riguarda lo vado da qui. Ok, Timothy Weah, che è un po' Weah, il figlio d'arte che è quello venuto non ho un po' male rispetto a ben Thuram. capito se è carne, se è pesce, se è pasta asciutta, se è una torta, se è un pezzo di cioccolata, non ho capito niente onestamente, perché ha giocato, quelle volte che ha giocato faceva una partita buona, no, ci ho capito veramente poco nulla, quindi anche lui avrei bisogno di vederlo È con lo stato anche Zenit, che era sicuro. l'unico acquisto insieme ad Alcaraz di questa stagione della Juve, mi sa. Esatto. Quindi ti dico che lo vado a tenere soltanto perché voglio vederlo con un altro allenatore, non perché mi abbia convinto appieno, però comunque gli do ancora un anno di fiducia e poi vediamo insomma cosa accade, quindi lo tengo. Ok, Iling Junior. Ealing io lo andrei a vendere. Se mi fosse stata fatta questa domanda l'anno scorso, quindi la scorsa estate, ti avrei detto che lo avrei tenuto, come poi ha fatto la Juve, perché aveva dimostrato, quando era entrato 2 stagioni fa, aveva dimostrato comunque di saperci fare contro il Benfica, di qua e di là, le sue corse. Quest'anno però anche lui mi ha deluso e per questo lo vado a dar via. Posso anche monetizzarci bene per poi andare a rimpiazzarlo senza troppi problemi, quindi lo vado a vendere. Ok, Filip Kostic, Filippo Kostic. Kostic, anche lui lo vado a vendere. Lo vado a vendere perché anche lui è calato rispetto alla sua prima stagione alla Juve, è calato, ha fatto proprio così, caduta libera, non mi ha convinto, quindi lo vado a vendere. Adesso non so quanto la Juve possa chiedere, per me già se riesce a strappare 8 milioni è qualcosa di incredibile, perché insomma quello che ha fatto quest'anno è veramente qualcosa di penoso, e lui lo andrei a vendere subito perché contando anche che ha già, mi sembra, 30 anni. Se poi lo tieni là 31. rischi, esatto, rischi che diventi un po' un Alexandro della situazione, ecco, che continua a restare lì, panchina, 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 e poi non te lo togli più di mezzo, quindi meglio andare a venderlo subito, che riesci anche a raccogliere magari qualcosa economicamente parlando. Ok. Passando a Federico Chiesa, non penso che una persona sana di mente venderebbe Chiesa in questo momento. Anche Stavo se pensando infatti. rispetto al giocatore che abbiamo visto con Pirlo, è un calciatore che si è svalutato abbastanza con Lui Allegri. si è svalutato, è calato, questa cosa è oggettiva, evidente, però bisogna contare tante cose, bisogna contare come il feeling con Allegri non era dei migliori, come l'infortunio anche lui ha avuto molte ricadute dopo il crociato, è stato fermo una settimana di qua, 15 giorni di là, a causa delle ricadute del crociato, ha giocato spesso fuori ruolo, quindi io Chiesa è vero che ha un po', non dico deluso, perché dopo l'infortunio non mi aspettavo tornasse in Chiesa Prime subito immediatamente, però comunque non ha reso al massimo delle sue capacità, io lo vado comunque a tenere, voglio vederlo con Thiago Motta, però comunque lo tengo senza problemi, anzi come tu, te è una persona sana di mente, oggi Chiesa ce lo tiene senza problemi, quindi mi tengo Chiesa, lo tengo lì stretto senza problemi. Ok, Iltiz, il pupillo della cantera che... Lo tengo, lo rinnovo, gli do la 10, gli faccio firmare un contratto a vita. Però occhio, perché dargli la 10 è un po' una mossa un po' troppo mediatica, però perché rischi di fare la fine di Leao, quindi devi contare anche il fatto di come questo giocatore possa ricevere l'impatto emotivo di portare una... Che poi, cioè, nella Juve la 10 non è che sia una maglia leggerissima come è in tante No, altre squadre, assolutamente. non è che stai indossando la 15, sono cose un po' che devi anche andare a contare. Esatto, sì, questo Poi anche assolutamente, giovane, cioè a perché 20 anni non puoi dare la numero 10, cioè Dybala, per esempio, ti faccio un nome che ha avuto la 10, per meritarsi la 10 ha portato la Juve in finale di Champions, ha fatto tante cose prima di avere la 10. Però sicuramente, dai, ci sta come ragionamento, cioè è un sogno che puoi avere, ci sta. sì, questo ovviamente è una cosa che farei io da tifoso, poi non è detto che la Juve lo faccia, perché lì ci sono persone ovviamente competenti del mestiere che insomma fanno le scelte
scelte che in teoria dovrebbero essere giuste, poi ovviamente diverse cose sono state sbagliate, però insomma quello dovrebbe essere il loro lavoro, quindi io ho fiducia in quello che farà la società anche col numero di maglia di Yildiz, però per me, per un documento che all'inizio il pupillo della cantera così, del vivaio della Juve, della Next Gen, per me io come sogno gli darei, però comunque Yildiz lo tengo senza pensare. Dusan Vlahovic, il punto interrogativo più grande della Juve degli ultimi anni. Venderlo o non venderlo? Quest'estate c'era la diatriba con Lukaku, fare lo scambio. Allora, qui ci sono due cose. Una che è quella del mio, diciamo, amore, simpatia nei confronti di Vlahovic, affezionamento, attaccamento a Vlahovic, che ovviamente non lo venderei mai perché mi sono subito legato da Vlahovic. Io non tendo molto a legarmi ai calciatori, però quando arrivano questi colpi così improvvisi, i calciatori che stavano facendo bene, perché prima di venire alla Juve, alla Fiorentina, Vlahovic stava facendo qualcosa di veramente incredibile, era su livelli di Haaland per me quella stagione alla Fiorentina, quindi comunque gasava al momento, mi sono subito affezionato a lui, quindi cioè, vai a se lo chiedi al mio cuore, dico che lo tengo, ma proprio senza neanche pensarci. Se invece lo chiedi alla mente, anche lui ha un deluso, sia la scorsa stagione che questa stagione ti aspettava di più, anche lui è stato fermato da diversi infortuni, l'anno scorso ha avuto la pubalgia, E anche questo dal l'ha portato modo in cui la avanti. Juve gioca, che ha limitato parecchio gli Sì, attaccanti negli ultimi anni. esatto, ha avuto la pubalgia appunto anche questa stagione e poi come dicevi te, stessi discorsi Chiesa, come praticamente mezza rosa il discorso allenatore, e bisogna diventare con un allenatore diverso, con un allenatore che punta più all'attacco, perché sappiamo come l'attacco e Allegri sono due cose diverse, quindi bisogna valutarlo, però dai, lo tengo qua. Moise Kean. Tendere lo vendo perché quando era tornato 3 stagioni fa, quando se n'era andato Ronaldo, cioè, era stato ripreso Ken, ero anche, non ti dico ovviamente contentissimo perché beh, perdere Ronaldo, prendi Ken, è sempre un downgrade. Qualsiasi momento della storia, anche tra 20 anni sarà un downgrade, però comunque ero abbastanza contento perché quello che aveva dimostrato Ken nel primo ciclo, diciamo così, alla Juve nel 2018, quando Allegri lo aveva fatto debuttare, faceva ben sperare. Poi non andava d'accordissimo con Sarri, è stato venduto, è andato all'Everton, avventura non bellissima, al PSG dove ha giocato, ha anche segnato al PSG, quindi diciamo che ci stava, poi quando è tornato alla Juve, poca roba, poca roba. La prima stagione quando è tornato ha segnato un po' di gol di qua di là, quest'anno 0 gol, è vero che gli sono stati annullati, sembra 4-5 gol per fuorigioco, Col però Verona, sì. ha avuto gli infortuni, per cui è stato fermo, non lo vado a tenere, lo vado a vendere, ormai il tempo, la pazienza per Ken, purtroppo ti dico perché per me sarà sempre un rimpianto, con tutto, con il cuore in mano te lo vado a dire, lo vado a vendere. Immagino, sì. Ci può stare, vabbè. È un po' una tristezza quando punti, speri che un giocatore possa diventare tipo Correa Esatto, all'Inter si pensava che potesse diventare un buon giocatore, invece è diventato un po' un esubero. come è, potrebbe essere fatto lo stesso esempio, diciamo, con Yildiz, che adesso è Massimo, il nostro pupillo, il nostro idolo, un po' della tifoseria, e poi magari col tempo si va a perdere di quella. Ovviamente non lo auguro al calciatore perché è un grandissimo talento, che in futuro sia la Juve, che sia un altro club, resterà pur sempre un grandissimo talento, quindi non vanno assolutamente rovinati. Poi anche il club deve essere bravo, diciamo, a lavorare con questi giovani e a farli tenere, soprattutto con la testa per terra, farli tenere realisti, perché è un problema di Ken, è stato un po' anche come Balotelli, la testa, la mentalità. Ok, arriviamo all'ultimo giocatore, ovvero Milik, che ha segnato una punizione incredibile contro il Bologna. E giocatore molto sottovalutato da molti juventini, ho visto in giro. Assolutamente, anche quando è arrivato 2 stagioni fa, ho letto subito tantissime critiche nei suoi confronti perché non lo reclutavano un calciatore all'altezza della Juve, però in realtà nel corso delle stagioni si è dimostrato uno dei pochi che veramente meritava di stare alla Juve, anche
non ha mai detto una parola fuori posto, ha sempre detto come stanno le cose, ha sempre messo la squadra prima dei suoi obiettivi personali, quindi un grandissimo calciatore che però considerando, un grandissimo professionista, ecco, più che un grandissimo calciatore, considerando però anche l'età e quello che gli resta ancora da dare alla Juve, io personalmente lo vado a vendere subito senza rischiare poi che vada a marcire, diciamo così, in panchina come potrebbe essere con Kostic, come è stato adesso con Alexandro, lo vado a vendere, anche lui un po' mi dispiace, cioè, oddio mi dispiace, nel senso, quello che poteva fare l'ha dato senza problemi, lo ringrazierò sempre, però diciamo che è arrivato alla Juve anche in un momento un po', diciamo, Negativo. forse anche un po' migliore per lui perché ha avuto le possibilità di giocare che magari in altre squadre non avrebbe avuto la possibilità di farlo, se ci fossero stati altri calciatori o comunque altri calciatori più in forma di lui, però nel momento generale della squadra è un momento negativo che l'ha portato anche lui come il resto, tutto il resto della rosa ad essere visto con diciamo meno riguardo all'esterno del Ok. club, però comunque lo vado a vendere. Ok, perfetto. Allora, siamo arrivati alla fine e abbiamo guadagnato un totale di 112 milioni, vendendo tutti i giocatori che hai elencato prima. Abbiamo fatto un totale di 112 mila euro. Come li vai a spendere questi 112 mila euro, che sono un bel po'? Sì, allora, Vabbè, togliamo quelli per Di Gregorio. Quanto spenderesti per prendere un ipotetico Di Gregorio come secondo portiere? da essendo giovane, promettente, penso ai, penso 15-18 milioni, Ok, facciamo un po' quindi, metà, facciamo 17 milioni, togliamo sì, 17. dai, sì, cifra che ci sta, quindi quei soldi li vado a spendere per Di Ok. Ok. Gregorio, poi un calciatore che io andrei a prendere senza pensarci troppo è Calafiori per la difesa. Il prezzo, diciamo così, di mercato dovrebbe essere 25 milioni, poi ovvio che il Bologna andrà a chiedere di più, però da quello che ho potuto capire io, la valutazione effettiva dovrebbe essere 25 milioni circa. Ok, quindi magari Bologna ti chiede un po' più di soldi, facciamo 28 milioni? Ok, Esatto, esatto, 28 essendo anche giovane, milioni. comunque questa stagione ha fatto molto Perfetto. Ok, bene. quindi abbiamo un portiere e un acquisto in difesa. Hai ancora 67 milioni. Dura, dura, dura perché a centrocampo io ho un grande sogno che è Koopmeiners, che però costa parecchio, l'Atalanta chiede 60 milioni, quindi è un po', diciamo, fuori uso, O inizi a anche fare come perché Marotta i punti sui parametri zero, e speri che possano renderti, oppure spendi. altri due nomi che a me piacciono molto sono quelli di Thuram del Nizza Ah, e Kefren. Salah Marzouk dell'Udinese, però anche loro due non so quale potrebbe essere la valutazione, comunque se proprio mai nessuno non me lo posso permettere andrei a prendere uno tra appunto Thuram del Nizza e Samardzic, adesso non Ok. so quanto dovrebbe essere Vabbè, la facciamo tipo valutazione. 40 milioni, penso che più o meno 40 milioni te li puoi portare a Penso di casa sì. entrambi per 40 milioni. Ne spendi 20 per uno Esatto. più o meno e 20 per l'altro e te li porti a casa. E hai 27 Esatto. milioni che puoi utilizzare, diciamo, per rafforzarti davanti. L'attacco e lì è difficile, difficile perché abbiamo confermato Vlahovic, Chiesa E e Yildiz. Ilic. Quindi Poi avresti un tridente in questo caso, avresti un tridente nell'ipotetico esatto. 4-3-3, nell'ipotetico. Devi considerare, dobbiamo considerare che dovrebbe rientrare alla base anche sulle, no, alto sulle dovrebbe rientrare, quindi ovviamente lui lo andrei subito a confermare come riserva. E in attacco con questi soldi, ti dico la verità, non saprei come muovermi, perché gli attaccanti ad oggi, cioè, o vai su un usato sicuro come potrebbe essere Morata, Però Icardi, al terzo però. giro penso che basta, al terzo giro penso che Morata. Esatto, stessa cosa che penso io, per questo ti dico di no. Quindi io, se fossi io, andrei a prendere un profilo non giovanissimo, perché comunque di giovani in rosa ce n'è già abbastanza, anche con la next gen, neanche ovviamente di un'età elevata, quindi andrei a prendere uno, diciamo, nel mezzo della carriera, con quella giusta esperienza anche europea, quindi adesso
un nome ben preciso non ce l'ho, però con quei soldi andrei a prendere un attaccante così, insomma, con queste caratteristiche. No. Perfetto, allora, e poi ovviamente Thiago Motta. Io sinceramente da interista spererei per il buon Thiago che non vada lì, perché poi in questo momento soprattutto la Juve è un ambiente abbastanza esigente, perché arriva da 3 anni un po' complicati, quindi vuole subito tornare a vincere, e per il buon Thiago sarebbe una pressione abbastanza forte, anche perché Thiago devi contare che ha fatto una stagione buona al Bologna quest'anno, ha fatto una grande stagione, lo sappiamo tutti, l'abbiamo visto tutti. Devi anche contare che la Juve non è il Bologna, ovviamente il Torino non è Bologna, Assolutamente. è una piazza un po' più esigente rispetto a quella di Bologna. Sì, vero questa cosa che hai detto delle esigenze che potrebbe mettere pressioni a Thiago Motta, che potrebbe andare anche in un certo senso a rischiare di bruciare la carriera di Thiago Motta, perché metti caso che fa male, lo esonerano, poi va insomma anche a rovinare, però secondo me, ti dico la verità, così tanto è ovvio che devi tornare a vincere qualcosa, devi confermare almeno un minimo un trofeo, lo devi confermare senza se, senza ma. Poi ovviamente sarebbe bello vincere anche 2-3, adesso c'è la Supercoppa, c'è la Coppa Italia, c'è il campionato, quindi è ovvio che ci saranno più pressioni, però per me Thiago Motta riuscirà anche a reggerle, poi riuscirà a lavorare bene anche con i giovani. È giunto lì, tutta la Juve sta puntando molto anche sui giovani della Next Gen, quindi ti dico, per me così tanti problemi non ce li vedo. Poi è ovvio che è sempre un rischio, perché è sempre, nonostante abbia fatto una buonissima stagione, per molte è pur sempre una scommessa, perché non è, diciamo, un allenatore affermato come può essere Conte, come può essere Tuchel, è pur sempre una scommessa. Però essendo che ha sempre allenato anche in Italia, lui che conosce bene il calcio, alla Spezia, al Bologna, anche come calciatore, per me la sua la potrebbe dire tranquillamente. Poi staremo a vedere, perché queste sono sempre le solite chiacchiere da bar, diciamo così, poi cosa si potrà. Dobbiamo aspettare minimo 8 mesi per vedere, insomma, Va bene, però va per bene. me Allora, ok, potrebbe perfetto. Allora, cambiare. ti ringrazio, Cibi, per la tua disponibilità. Ovviamente Di vi nulla, ricordo. grazie a te per l'invito, come ti ho detto, sempre un piacere quando vado su altri canali a parlare di calcio, di Juve, fa sempre molto piacere, quindi Certo, niente. ovviamente nel caso in futuro magari ci rivedremo per parlare ancora di Juventus, in questo caso in maniera amichevole, ovviamente in maniera amichevole. Vi invito ovviamente a passare sotto il canale del Buon Cibi, che è un ottimo youtuber, anche se molto giovane come me, è un ottimo youtuber juventino molto bravo. Ovviamente vi ricordo anche di lasciare mi piace, condividere il video, iscrivervi anche ovviamente al mio canale e attivare la campanella, così che almeno quando io pubblico questi video speciali in compagnia di altri creator, voi lo sapete subito. Io vi ringrazio ancora una volta a tutti e noi ci vediamo con i prossimi video. Ciao ragazzi!